Buongiorno, sono Emanuela De Marchi, sono la titolare del panificio Marinetta e facciamo focaccia dal 1946. Adesso siamo nel parco urbano di Villa Duchessa di Galliera, che è il parco urbano più grande di Genova, proprio per raccontarvi come si fa la focaccia. Gli ingredienti per la focaccia sono la farina, l'acqua, il lievito, il sale, lo strutto, la biga o preimpasto, estratto di malto per dare colore e croccantezza. Gli ingredienti vengono messi nell'impastatrice con braccia tuffanti. Vengono lavorati per circa una ventina di minuti. Poi vengono tolti dall'impastatrice e l'impasto viene fatto riposare in massa. Dopo una mezz'oretta, tre quarti d'ora di riposo, viene fatta la spezzatura. Viene diviso l'impasto in pani pesati che rappresentano la quantità di impasto giusto per ogni singola teglia. Vengono poi fatti riposare ancora una volta su un piano d'appoggio e vengono coperti perché gli agenti atmosferici non possano intaccare e non possano, tra virgolette, disturbare la lievitazione. I pani per la teglia più grande devono essere più o meno 9 etti. Ovviamente se uno prova a farla a casa che ha delle teglie decisamente più piccole deve proporzionare la quantità di impasto alla grandezza della teglia. La fase successiva è la stiratura, che nel nostro laboratorio avviene rigorosamente a mano con il mattarello. È un metodo che non stressa l'impasto e che permette di mantenere sempre la morbidezza. Una volta stesa viene adagiata nella teglia, preventivamente oliata con olio d'oliva, e poi di nuovo si lascia riposare un'altra ventina di minuti, mezz'ora anche. A questo punto si deve dare la forma rettangolare all'impasto in modo tale che ricopra perfettamente l'intera teglia. E poi si passa alla stampatura, con i polpastrelli delle dita si danno i classici colpetti che poi consentono la formazione di quelle fossettine dove va a finire l'olio, l'acqua e il sale, che sono la caratteristica tipica della focaccia genovese. Alla fine di questo passaggio, ancora una volta, si lascia riposare l'impasto dentro agli armadi di lievitazione un'oretta. A questo punto le focacce sono pronte per essere infornate. Naturalmente la pasta si gonfia e forma delle bolle d'aria e quindi il fornaio con la punta della stina va a bucare queste bolle che scendono e quindi fanno mantenere una certa dimensione all'intera focaccia. La focaccia tipica genovese ha una variante, ha una declinazione un po' particolare che è quella delle cipolle. Noi usiamo sia la cipolla ma anche il cipollotto col gambo lungo verde. La cipolla bianca viene tagliata a macchina, mentre il cipollotto no, dovessimo tagliarla a macchina diventerebbe una poltiglia, quindi in cucina, mentre si lavora e si cuociono le focacce normali, si preparano gli ingredienti per la farcitura con la cipolla. Naturalmente aggiungere la cipolla su un prodotto così sottile e lievitato è un rischio, perché si rischia che cada la lievitazione e la focaccia si trasformi in una mattonella. Quindi qua rientra un po' in gioco la maestria del fornaio, che deve essere abile ad aggiungere un ingrediente pesante e deve farlo con molta delicatezza su un prodotto che sta lievitando, che sta crescendo. La focaccia non si deve accorgere di questa aggiunta, di questo intruso. Indipendentemente dal fatto che sia con cipolla o senza, la focaccia ha tempi di cottura molto rapidi.
6 minuti, 7 minuti, perché le temperature dei forni devono essere piuttosto alte, proprio perché deve cuocere sotto e sopra, ma dentro non deve mai perdere la morbidezza, perché questa deve essere la caratteristica: morbida dentro al cuore, ma croccante sopra e croccante sotto. Una volta sfornata si mette a raffreddare un momento sulle griglie in modo tale che non si scaldi e non si accumuli il vapore acqueo sotto, e poi viene portata al banco e viene affettata nelle cosiddette, in genovese, slerfe di focaccia. Un consiglio: non chiedete mai la focaccia calda se dovete portarla via, se dovete impacchettarla, perché uno dei peggiori nemici della focaccia è la carta, che trattiene tutto il vapore acqueo e la fa rammollire e rovina il prodotto. La nostra focaccia ha avuto un riconoscimento che ci rende molto orgogliosi, perché un poeta dialettale genovese, Vito Elio Petrucci, ha dedicato alla nostra focaccia una poesia: a cua d'oio affigassa da marinetta e a scruscia allegra su tei denti, feggia prima canzù, geutri, zena, a Liguria e o mondo e a que de vuoi nancon, in tagoga mulanga, a granga da sa, a lena perla da culanga. Grazie e arrivederci a tutti. Allegri!